Pesaro è uno dei borghi più belli d'Italia, uno dei borghi che è famoso perché fu donato alla regina Cornaro, la regina di Cipro, e qui trovò la sua residenza nel suo castello, ma è stata scelta come residenza di tanti artisti, letterati, viaggiatori, poeti, musicisti. Potrei citare Freya Stark, potrei citare Malipiero, potrei citare una grande attrice che era Eleonora Duse, che ha abitato, ha recitato e dorme nella sua tomba qui vicino. Insomma, una città che è sempre stata ammirata e frequentata da grandi artisti. E qui, nella chiesa di San Gottardo, alla periferia di Asolo, vicino proprio alla casa di Gianfrancesco Malipiero, da tanti anni ci sono gli incontri esulani. È un vecchio convento del XIV secolo, che poi fu abbandonato e rivive oggi grazie proprio anche a queste bellissime manifestazioni come gli incontri esulani, come quello di quest'anno, che riprende finalmente dopo mesi di chiusura, dopo il lockdown. Finalmente riprendiamo questi momenti di grande emozione, di grande musica. Gli incontri esulani sono un fiore all'occhiello dell'associazione Asolo Musica, Amici della Musica di Asolo. È arrivata la 42esima edizione. L'associazione nacque nel lontano 1976 e in questa chiesa abbiamo ospitato i più grandi artisti della musica di livello internazionale, da Gidon Kremer, Rostropovich, Zimmerman, Yo-Yo Ma, Aldo Ciccolini. Insomma, potrei elencare una lista veramente incredibile. Com'è? Sono straordinari musicisti anche quelli di quest'anno, a cominciare da Jan Bostridge, che ha inaugurato l'altro giorno questa 42esima edizione con una serata dedicata ai Lied di Beethoven e Schubert. Ricordiamo che quest'anno sono i 250 anni dalla nascita di Beethoven, quindi anche il festival ha onorato questo grande musicista, insieme con altri due appuntamenti, uno dedicato al quartetto, l'ultimo concerto il 14 settembre con il quartetto dei Berliner Philharmoniker, che eseguiranno dei quartetti di Mozart, Haydn e Beethoven, quindi veramente nella Vienna del fine 700, primi 800. Ma poi ci sarà uno spettacolo con Elio, la voce recitante di Elio, il quale reciterà, canterà, suonerà insieme a un quartetto vocale, a un violoncello, un fortepiano, e racconterà la vita di Beethoven a Vienna, dove incontra Salieri, incontra Mozart, incontra Rossini, e dove alla fine di questa pièce immaginerà di essere presente alle prove della nonna di Beethoven e intonerà questo grande inno, bellissimo inno alla gioia, che è un inno di speranza e di fratellanza. Altro anniversario importante sono i 250 anni dalla morte di Giuseppe Tartini, un meraviglioso musicista nato a Pirano, ma sostanzialmente veneto, e si stabilì poi a Padova, dove istituì una grande scuola violinistica, quindi un grande didatta oltre ad essere un grande compositore. E con lui Roberto Citran racconterà la sua vita insieme a dei stupendi musicisti, in particolare voglio ricordare Federico Guglielmo, uno dei grandi specialisti della musica barocca e della musica di Tartini, proprio per ricordare questo musicista che purtroppo è ancora troppo poco conosciuto. Questa sera invece avremo un sestetto di musicisti straordinario che eseguiranno due pagine fantastiche della musica da camera, Il Capriccio di Strauss e Souvenir de Florence di Tchaikovsky. Due autori che hanno amato l'Italia e che dedicano all'Italia questa musica quando l'Italia era una tappa obbligata per qualsiasi persona di cultura che voleva fare un viaggio di formazione. Il viaggio in Italia era un viaggio d'obbligo e quindi in questo senso questa musica è ricollegata proprio all'Italia. Stasera è un insieme di musicisti amici fra di loro che si conoscono da tanto tempo, è internazionale perché c'è Clyde Isaci, che è albanese, è stato anche prima
Spalla della Scala, e adesso è il primo violino della Tonalle di Zurigo. Infatti ha lo Stradivari Veniavski della Tonalle di Zurigo, lui stasera suonerà. Poi c'è Enrico Dindo, violoncellista di fama internazionale, insegnante a Lugano, al Conservatorio di Lugano, ma è di Torino, vincitore del Rostropovich, famoso concorso internazionale. Poi c'è Daniel Formentelli, prima viola di Bologna, di Lione, della Fenice, insomma è uno dei violisti più importanti italiani. L'Elisa Spremulli, che è di Rovigo, come me, è molto brava, molto giovane, allieva di Saci, ma già ormai un concertista affermata. E Vladimir Mendelssohn, che è conosciutissimo, uno dei violisti più importanti, ha suonato con tutte le più grandi personalità internazionali, con Rostropovich, con tutti veramente i violinisti, i violoncellisti più famosi al mondo, in tutte le varie formazioni. Ha insegnato musica da camera al Conservatorio di Parigi, di Essen, lui vive a L'Aia in Olanda, è un cittadino del mondo, devo dire, parla 7-8 lingue, è rumeno di nascita, però appunto ha vissuto in tutto il mondo e frequenta spesso l'Italia anche. E quindi ci siamo trovati tutti insieme, faremo questo concerto stasera ad Asolo e domani sera al Festival Rovigo Cello City. E niente, spero che questo concerto piaccia, c'è un grandissimo capolavoro di Tchaikovsky, Souvenir de Florence, e un capriccio che è una cosa molto particolare perché è il sestetto che introduce l'opera Capriccio, che è l'ultima opera di Richard Strauss. Il primo concerto aveva come titolo Il mio canto libero. Potrebbe sembrare una reminiscenza battistiana, ma in realtà era proprio per dare un segnale dopo mesi di chiusura, dopo mesi in cui la gente doveva restare a casa e sente il bisogno di rincontrarsi, di vivere assieme dei momenti di emozione, di condividere questi momenti insieme alla musica. Lo spettacolo dal vivo è uno spettacolo dove c'è un artista che si confronta, che si rapporta, che si incontra con lo spettatore e comunica, c'è una comunicazione tra spettatore e artista. E il canto libero significa proprio finalmente togliere questa mascherina e poter cantare quasi come un inno sacro di liberazione, speriamo che sarà, che sia totale in futuro, finalmente si possa superare questo momento veramente difficile per la società di tutto il mondo, ma ovviamente anche per la società dello spettacolo. La musica è un momento straordinario di colloquio tra l'artista e lo spettatore. La musica è un momento di grande emozione dove non è necessario essere musicisti per comprenderla. L'importante è poterla frequentare ed è un momento importante per la crescita anche della personalità. Ci siamo accorti, e la presenza del pubblico in queste serate, che c'è bisogno di consumare, di vivere questa musica, di nutrirsi di arte, di spettacolo, ma in particolare della musica, qualsiasi tipo di musica. Ad Asolo, Asolo è un festival di musica da camera, ma qualsiasi genere di musica è importante proprio perché la gente, la persona umana ha bisogno di nutrirsi appunto di questo momento di grande emozione.